Saliamo di un anno alla partenza i ragazzi della categoria G3, per loro 5 giri del circuito, quindi un totale di 6 km prima di concludere la propria fatica. Rispetto alle gare precedenti, vediamo che il gruppo si sta mantenendo compatto in queste prime fasi di gara, l'andatura non è altissima, vedremo un po' come si svilupperà la corsa andando avanti con i giri. Il caldo torrido di questa giornata sta spingendo gli atleti a non esagerare con gli sforzi, l'andatura è ancora piuttosto tranquilla nonostante siamo ormai arrivati a metà corsa, vedremo se nel finale ci sarà qualcuno che proverà un allungo oppure dovremo attendere una volata generale. Sta per cominciare l'ultimo giro, vediamo che il gruppo è ancora compatto, gli atleti in testa cominciano ad osservarsi, a studiarsi in vista della volata finale. E dopo il lungo rettilineo d'arrivo percorso a tutta vince questa categoria Giuseppe Smecca della Feralpi Monteclarense davanti a Davide Maifredi e Marco Giuliani. La classifica a quinto posto per Giorgio Cristinelli della Villongo, quarto Michele Bicelli della Monteclarense, terzo Marco Alberto Giuliani della Soprazocco, secondo Davide Maifredi della Springhedi e vincitore Giuseppe Smecca della Monteclarense.